Ciao a tutte e a tutti e benvenuti in Road to Forum PA 2020, questo nostro percorso di incontro e di confronto con i protagonisti dell'innovazione in Italia. Innovazione nella pubblica amministrazione e per la pubblica amministrazione. L'ospite di oggi è un amico da tanti anni, anche lui si occupa di pubblica amministrazione, di tecnologia, un decano come me. Senza dargli dell'anziano, però è un decano, diciamo, e da tanti anni ci confrontiamo su questi temi, ci confrontiamo a diversi livelli, a livello tecnologico, ma anche sociale, culturale, politico. Antonio Menghini, DC Technology. Vado con la sigla e poi ve lo presento. Allora, dicevo Antonio Menghini di Street Technology, ciao, benvenuto, di la tua qualifica, perché voi avete queste qualifiche in inglese lunghissime che io mi sbaglio sempre. Molto semplice. Innanzitutto buongiorno a tutti. Il mio nome è Antonio Menghini, io mi occupo della divisione settore pubblico nel sud Europa per Dixi Technology. Quindi seguo i paesi del sud Europa, tra cui anche l'Italia. Sono il direttore generale di questa business unit, insomma. Era più facile del previsto. E questo ti permette ovviamente di avere una visione, analisi non solo italiana, ma anche di altri importanti paesi. Sì, e soprattutto in un contesto, no, tipo quello che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo e che continueremo a vivere, di cercare in qualche modo, no, di verificare poi sul campo, no? Abbiamo parlato, fatto diversi webinar, no, sul tema della resilienza, no? Poi la resilienza non viene da sola, cioè viene da quelle che sono, insomma, quel minimo, no, comune denominatore che sta alla base di ogni sistema sociale, no, di infrastrutturazione di un sistema. Certo. Dico minimo comune denominatore perché ovviamente avere anche tante eccellenze e non avere un minimo comune denominatore rende comunque il sistema non resiliente affatto. E questo, no, credo sia un punto d'attenzione importante. Senti, appunto lo dicevo prima scherzando, siamo dei decani, sono tanti anni che in effetti ci conosciamo e nelle diverse occasioni riflettiamo, come quella di oggi. Abbiamo visto una pubblica amministrazione resiliente, che ha risposto, una pubblica amministrazione che fino a un anno fa parlava ancora di impronte digitali, adesso parla di smart working. Ovviamente quando parliamo di PA, lo sappiamo, lo dico sempre anche a queste interviste, parliamo delle PA, cioè dei grandi ministeri, ai grandi enti, agli ospedali, al piccolo comune, alla ASL, quindi un mondo decisamente articolato, quindi no, non voglio banalizzare, però complessivamente io le persone che sto ascoltando hanno visto una PA che ha reagito. Tu che dici? No, io guarda, lo vedo, è un tema che mi ha sorpreso soprattutto da un lato, che è quello di quel tema di cui, come sai, io sono uno che ne parla spesso, dello human factor, no? Di come in pratica dei mondi che erano anche molto lontani diciamo dal digitale, no? Immaginiamo la lezione in presenza in aule dove non c'è neanche il wifi, no? Improvvisamente, no? E devo dire, in modo anche molto invasivo, no? Nel senso, si è riusciti magari a trasportare, non avendo lo stesso successo, la stessa resa, no? Un mondo che fino al giorno prima viveva, no, di aula e basta, in un concetto, insomma, di formazione a distanza, no? Anche se ancora ovviamente perfettibile, perché tutto è perfettibile, però perlomeno la mia esperienza, avendo una moglie insegnante in casa, una figlia studente, ho visto, no, tutti i giorni, no, mia moglie collegarsi con i suoi studenti, mia figlia che seguiva le sue lezioni, e sono rimasto molto sorpreso,
di questo, perché in alcuni no, non ci si aspettava una reazione così, così rapida. E questo significa che quello che io sostengo da tempo, no, quello che in tanti convegni ci raccontavano, come ricorderai, della famosa vecchietta, poi in realtà è qualcosa, insomma, che oggi non è più così. Quindi il tema di poter in qualche modo innovare i sistemi organizzativi e di muoversi non nel work at home, perché nonostante tante cose che abbiamo detto, in questo momento abbiamo fatto work at home, ma verso un vero concetto di smart working, no? di ripensamento dei luoghi, degli spazi e dei tempi del lavoro, sia ormai, no, un qualcosa di, secondo me, imprescindibile. E tra l'altro l'esperienza di questi mesi, no, passata dalle persone, ha fatto sì che lo human factor crescesse in termini di consapevolezza rispetto a questo tema. E credo che questo sia un asset importante da non dimenticarci per il futuro e per il rilancio. Certo. Senti, un altro tema che è fondamentale, aspetta che torno. Sì, torno da te, eccomi. Il tema del digitale. Nel senso, noi abbiamo visto che, e lo dico dal nostro osservatorio, che quelle realtà che più avevano investito in tecnologia, ma anche in innovazione di processo, ovviamente, che c'è dietro la tecnologia, innovazione organizzativa, sono quelle realtà che hanno dimostrato capacità maggiore di risposta. E forse questo è anche un'accelerata importante. Per troppo tempo la tecnologia, l'innovazione, il cambiamento nella PA è stato visto come un adempimento, adesso è stato visto come un'occasione straordinaria. Come dicevi tu, se non ci fossero state piattaforme tecnologiche, non avremmo potuto lavorare da casa, non avremmo potuto seguire la scuola. Cioè, abbiamo scoperto che il digitale a qualcosa serve, il cambiamento a qualcosa serve. E quando dico digitale, presuppongo tutto il cambiamento, ripeto, che c'è dietro, culturale, organizzativo, di cui poi parleremo, ritornando a quel fattore umano di cui tu parlavi. Vai. Sì, no, questo è il tema della che dicevo prima, no, circa lo human factor. Lo human factor ha dimostrato, secondo me, in questo momento, in tutte le accezioni del pubblico, no, la sanità, la scuola, i singoli ministeri, organizzazioni, no, tipo INAIL, tipo IMSS, cioè di dare, no, di cercare, nonostante, no, le difficoltà del momento, comunque di dare delle risposte. Il punto che è importante, no? Quello che stavi sottolineando e che in altre interviste, insomma, si è citato, che si è visto che chi era riuscito, no, nel corso degli anni a investire in questa innovazione, no, di processo e anche accompagnata dall'adozione delle corrette tecnologie si è trovato ovviamente in una posizione di vantaggio, no? Io ho visto con, in pratica, i colleghi che seguono clienti sia in Italia che in Spagna, eccetera, no? Amministrazioni, ne cito una italiana, insomma, che secondo me è una amministrazione da questo punto di vista che rappresenta una best practice, INAIL, che in un tempo risibile è riuscita sostanzialmente, no, ad attivare concetto di work at home, di smart working avanzato, e questo per me è stato un successo, no, che viene dal lavoro fatto negli anni precedenti. Il Comune di Milano stessa cosa, no, grazie al lavoro fatto da dai, di la verità che hai visto il nostro webinar di l'altro giorno, dove c'erano tutti e tre, c'erano IMSS, Istat e Comune di Milano, tre esempi di... Ah, non l'hai visto? È stato un caso. No, ho sentito Francesco e poi ci siamo messi a tratti. Abbiamo fatto un webinar con una tua azienda collega ed erano questi tre casi, in effetti, INAIL, Istat e Comune di Milano, tre casi di realtà che con tu sai, con dei CIO abbastanza decisamente sensibili, che hanno avviato questo processo e che adesso ovviamente hanno dovuto hanno portato il risultato grazie a un percorso che era partito qualche anno fa, no? Perché poi le cose non si improvvisano.
Il punto importante qui però che volevo poi sottolineare è che lo human factor, a mio avviso, poi ovviamente c'è da lavorare con formazione, con gli skill, compagnia eccetera, però esiste ed è pronto. Il punto d'attenzione di questa che ci ha in qualche modo messo in evidenza la pandemia è che ovviamente c'è un problema poi importante, no, di infrastrutture abilitanti a questo. E questo è il tema, credo, principe che dobbiamo affrontare, perché ovviamente sposta il modello verso un modello in qualche modo che è di tipo diverso rispetto a quello che imperava fino a qualche tempo fa, no? La grande sede dove dentro ci mettiamo migliaia di persone è un modello che in una situazione di questo tipo, no, magari concentrata in un unico spazio, in un'unica zona, è un modello che non consente di essere resilienti in una situazione di questo tipo. No? Quindi questo ci deve anche far pensare a un modello un po' diverso, no, di sviluppo del sistema paese, che non può essere più visto solo col famoso triangolo Genova-Torino-Milano, ma che comunque dovrà in qualche modo fare i conti anche, no, con una distribuzione diversa sul territorio, no? E quindi con delle infrastrutture che consentono poi di poter funzionare in questo modello. E questo è il punto, no, importante. La VIA in questa cosa credo abbia dimostrato, insomma, no, di avere le persone pronte, perché con la passione, con l'energia, eccetera, molte cose sono fatte. Come al solito il vero punto critico, e questo è quello che poi ha impattato in alcuni ritardi eccetera, sono delle norme che sono norme che hanno ormai poco senso in un mondo, no, digitale, no, dove sei costretto a stampare qualcosa, a portarla presso un ufficio affinché venga riacquisita e inserita all'interno di un sistema, no? E questo è quello che in qualche modo dobbiamo cominciare a sistemare, no? L'integrazione, no, del back office, dalla NPR a tante altre cose, è certo la risposta, no, per far sì che il famoso, a parte CloudFest, no, il famoso tell once, tell us only once, di avere i dati sempre fruibili una volta che sono a disposizione della pubblica amministrazione, diventa un elemento, secondo me, importante proprio per lo sviluppo di servizi che in qualche modo siano in linea con questo nuovo modello. E l'altra cosa, che dall'altra parte rivedere anche dei concetti di disintermediazione, no, se vuoi, della pubblica amministrazione verso delle altre agenzie, che tra l'altro hanno mostrato grandi debolezze invece in questo frangente, dove sostanzialmente processi che erano tranquillamente gestibili tramite canali digitali, no, siccome sono spostati per forza su uno sportello, no, diciamo da agenzie, insomma, che non sono stato, ma che magari hanno, no, in concessione alcune appendici di certi processi, si sono sostanzialmente bloccate. Allora, rivedere la resilienza, no? Rivedere quindi le infrastrutture che ti abilitano alla digitalizzazione dei servizi, a dare un servizio ai cittadini, alle imprese il più possibile standard, no? E non vado nel comune di Milano e c'ho l'eccellenza, vado in un altro comune e non c'ho nulla, diventa un fattore importante. Senti, oggi ti vedo particolarmente positivo, però vediamo anche il bicchiere mezzo vuoto, come al solito, e poi vediamo la prospettiva. Ma tu pensi che sia possibile una pubblica amministrazione che faccia smart working come si immagina la ministra Dadone, che devo dire molto coraggiosa, molto anche decisa, cosa che tra l'altro di cui il paese ha bisogno, di politici che danno la rotta, poi dopo quello ci si confronta. Lei dice anche dopo l'emergenza almeno il 30-40% a regime dei pubblici dipendenti dovranno lavorare in modalità smart working, quello vero, appunto, non quello che diciamo adesso. Pensi sia possibile? Ma guarda, io come tu sai, ho studiato con un professore che si chiama Federico Budera,
che scrisse un libro che era Il Castello e la Rete, che ci raccontava sostanzialmente dell'organizzazione dell'impero asburgico, no? E no, dei nuovi modelli. Tu lo sai che una delle cose che ci accomuna è proprio quella lettura, che io ho citato mille volte nella mia vita. Mi hai buggerato questa volta, l'hai citato prima tu. E quindi credo che sia l'evoluzione corretta, no? Magari lui questo libro, se non ricordo male, lo scrisse negli anni Ottanta, verso la fine negli anni Ottanta, e poi credo lo pubblicò all'inizio del 90, se non ricordo male. Però è sicuramente l'evoluzione di un modello organizzativo che ha imperato, insomma, no? In precedenza, che era quello del grande ministero con dentro migliaia di persone, ognuno col suo lavoro parcellizzato, no? E via dicendo. La rete, no? È qualcosa, insomma, che attraverso anche tecnologie, insomma, in qualche modo facilita questo. E quindi credo che sia incontrovertibile, cioè sia un processo che debba per forza prendere piede, no? Non stai dicendo che avremo una pubblica amministrazione che passa dalla metafora del castello a quella della rete? Una rivoluzione proprio. È una rivoluzione, questo sempre che si faccia, no? Un tema che, come sai, a me è molto caro, no? Per carità, bellissimi norme, no? Penso sempre al famoso Regio Decreto del 23 sulla contabilità di Stato, che all'epoca era sicuramente innovativo, era qualcosa, insomma, di assolutamente, no? Importante, però se lo posizioni oggi all'epoca dei sistemi digitali, della fatturazione elettronica, di tanti altri modelli che ti consentirebbero ovviamente snellimento rispetto alle modalità con cui devi gestire, insomma, una serie di procedure pubbliche, ovviamente ti consentirebbe di passare a questo modello. Insomma, ogni impiegato o dirigente pubblico con la sua firma digitale e in qualche modo la sua identità digitale, no, può fare quelle operazioni che fa oggi in qualsiasi posto. Non c'è l'obbligo di stare, no, in un grande ufficio con migliaia di persone. Fermo restando che poi ci devono essere degli spazi dove, no, per task, per progetti, per situazioni invece che necessitano, perché non tutto, diciamocelo chiaramente, lo possiamo fare, no, solo via conference call o via telefono, ma a volte la socializzazione, mettersi intorno a un tavolo davanti a una lavagna e fare un progetto, disegnarlo, capirlo, fare un'analisi profonda di quello che poi vogliamo lanciare, va fatto. E quindi spazi, no, dove poi si vanno a rendere possibili queste dinamiche, ovviamente, no, di anche in presenza, perché non dimentichiamoci che siamo animali sociali, no, come diceva qualcun altro, diventa, insomma, un momento importante. Senti, beh, questo sarebbe... No, c'è la necessità di innovare le norme, che non è un tema... Sì, un'innovazione culturale e un uso accorto delle nuove tecnologie, evidentemente. Certo. Devo dire che, lo ripetiamo spesso, appunto, questo è un paese che non fa rete, quindi passare da una pubblica amministrazione dove spesso si ragiona già all'interno dei singoli dipartimenti, una logica di silos verticale, a una pubblica amministrazione che ragiona dal castello alla rete, una logica alla Goldsmith di governare con la rete, certo sarebbe una rivoluzione. Certo anche gli impatti organizzativi di quello che sta accadendo sono importanti, ma anche gli impatti sulla realtà socio-economica. Tu sai che noi ci occupiamo di città, siamo stati insieme diverse volte anche nei nostri momenti sul tema città. In questo momento stiamo riflettendo e avviando un percorso di ricerca. Tu immagini cosa vuol dire per una città come Roma, con 400.000 dipendenti pubblici, averci il 40% di smart working. Significa una città diversa. Dico Roma, possiamo pensare anche ad altri. No, ma infatti è proprio questo, cambia anche, come dicevo prima, no? Se si esce del coraggio dell'innovazione normativa, no? Il coraggio di fare, perché credo che poi non serva tanto, no? Per quel tema che è fondamentale, di cui parlavo prima, che è l'integrazione del back office, no? E anche il fatto di lasciar lavorare tranquillamente poi diciamo i dirigenti pubblici che se ne occupano.
cose, no? Che negli anni si sono succedute, no? Perché poi le idee ci sono e ci sono persone qualificate e sicuramente, insomma, in grado di farlo nelle pubbliche amministrazioni, perché poi spesso abbiamo sempre il concetto, no? Un po' negativo quando diciamo usiamo la parola pubblica amministrazione, o quando usiamo la parola burocrazia, no? Però la burocrazia di per sé, no, è un qualcosa di sano nel momento in cui ovviamente non diventa solamente uno scudo. Allora, questa cosa cambia ovviamente, no? Gli spazi, cambia le città, cambia la mobilità, cambia tante cose. E organizzarla in modo puntuale, no? E anche con, come dicevamo prima, con normative adatte, con modelli organizzativi adatti, perché uno dei punti, secondo me, critici, no, di questo momento abbiamo vissuto, è soprattutto dovuto a due cose: modelli organizzativi non adatti e che quindi hanno limitato la possibilità di essere efficaci in questo momento, e l'altro tema è stato anche la disomogeneità, cioè noi abbiamo, come dicevamo prima, diverse eccellenze, però il problema è che noi dobbiamo portare un sistema ad avere, no, quel con minimo comune denominatore di infrastrutturazione che poi ci consente la resilienza. Faccio un esempio stupido, no, ma già il fatto, no, di avere un desktop, quindi un PC fisso, no, da scrivania, o un PC portatile, fa una differenza in un momento in cui magari ho necessità, no, di stimolare un lavoro a distanza dall'ufficio. E quindi, per carità, poi ci sono tante altre soluzioni che si possono mettere in piedi dal punto di vista tecnologico, ma le devo pensare prima. Cioè, devo pensare che non è detto che l'ufficio, la stanza, eccetera, sia, no, per sempre, o sarà nel prossimo futuro per sempre, il luogo in cui io svolgerò il mio lavoro, no? Perché anche... Assolutamente sì, anche come aziende io credo che noi dobbiamo pensare a un nuovo modo di intendere gli spazi comuni, la mobilità, insomma, credo che sia una riflessione che riguardi tutti noi, non solo la pubblica amministrazione, anche noi aziende, anche voi aziende, sono d'accordo con te, e soprattutto immaginare nuovi modelli. A proposito di nuovi modelli, appunto è uscito il nuovo libro del filosofo Floridi, che tra l'altro sarà tra gli ospiti del nostro forum PA 2020, di cui voi siete parte, peraltro. E lui ha intitolato il suo ultimo libro, appena uscito proprio, Il verde e il blu. Il verde e il blu, lui intende il verde ovviamente la green economy, il blu la blue economy, cioè la digital transformation. E io credo che un'altra cosa che ci ha insegnato questo momento è che non solo il digitale e in qualche modo abilita dei processi, appunto, di produzione, ma anche dei processi sociali. Io credo che probabilmente noi dobbiamo ragionare di verde, di blu, e considerando un ecosistema dove la parte economica, la parte digitale e la parte sociale siano fonte alla base di un nuovo modo di intendere la vita quotidiana. No, questo è un punto importante, secondo me, fondamentale. Io, per carità, poi magari hai avuto modo di vedere, no? mi sono durante il periodo di lockdown, no? Avendo un pochino più di tempo, non dovendo guidare nel traffico, no? Avevo sicuramente almeno 2-3 ore di maggior tempo ogni giorno, mi sono messo a seguire un po' alcune tematiche, no? E ho pubblicato qualche articolo su LinkedIn su questo tema. Allora, credo che il punto importante, no, qui sia proprio questo: il fatto che questa esperienza, non solo in Italia, ma diciamo in tutti i paesi, no, che l'hanno vissuta, ha provocato proprio questo, no? Sostanzialmente si è capito che c'è stato un grande impatto, no, che ha bloccato tutta la mobilità, eccetera. E questo sicuramente ha avuto un beneficio, no, da un punto di vista ambientale. Il punto è però che nel momento in cui, no, si voglia dare una risposta che non sia quella di blocco totale anche dell'aspetto economico, no, perché ovviamente se lasciamo tutti a casa,
senza tecnologie, senza possibilità di collegarsi, senza avere la, diciamo, la connessione che ti supporta per poter operare anche da casa tua, insomma, comunque da, diciamo, smart office in giro, insomma, per i luoghi, senza questo, no, si blocca completamente tutto un mondo che è anche quello dell'economia, anche quella tradizionale a cui siamo abituati. Allora diventa importantissimo da questo punto di vista lavorare bene proprio su queste due dimensioni. Io faccio sempre, no, informazioni che ho raccolto in questo periodo, vedendo anche, come dicevo, un po' la mia, il fatto di occuparmi anche di altri paesi, no? Ora faccio una battuta, ma io non sapevo che il più grande produttore di macchine, no, per la raccolta automatica senza uomo di fragole, no, è la Spagna, non so se questo lo sapevi. Ora io so solo, ecco, so solo che non perdere il filo, che dico una stupidaggine, non perdere il filo, io so solo che la Spagna vengono i maiali per qui ad Ariccia per fare la porchetta, questo so, ah, certo. Prima venivano dall'Emilia Romagna e ormai i maiali per cui vengono trasformati in porchetta qui ad Ariccia vengono dalla Spagna. No, chiudi parentesi stupida, vai, continua. Faccio un esempio banale di un settore, no, che è considerato preindustriale, no? L'agricoltura, no? Tanto per un settore come l'agricoltura è un settore che oggi, no, in particolare ovviamente in alcuni paesi è molto più avanzato, vedi Canada, vedi anche Stati Uniti stessi, in cui il digitale sta prendendo sempre più piede, dai trattori a guida automatica, dall'utilizzo di tecnologie, no, tipo droni per poter fare una agricoltura di precisione, al fatto di utilizzare, no, invece che delle persone trattate un po' come schiavi a un euro l'ora, no, e portate nei campi, magari degli strumenti automatici che fanno alcuni tipi di lavorazioni, perché poi ce ne stanno altre in cui l'uomo è comunque insostituibile, credo che siano, no, la dimostrazione che il digitale, guarda caso, serve anche in cose in cui noi non voglio dire, fino ad oggi non ci pensavamo. Ho scoperto che la Cina sta investendo tantissimi soldi nello sviluppo di trattori ad energia solare e a guida automatica, perché in pratica i contadini cinesi rappresentano una popolazione che si sta invecchiando, e quindi per evitare di avere problemi da un punto di vista di agricoltura e quindi di prodotti necessari, insomma, no, all'alimentazione, sta investendo su queste tecnologie. Ora, per cui dico, se questo avviene, no, in un settore che è quello agricolo, ovviamente questo avviene, no, in tutti i settori. E il fatto di andare verso tecnologie che ti consentono un utilizzo migliore dell'energia, no, il fatto di poter mirare l'utilizzo dell'energia e non sprecare energia, ti consente, no, come ci raccontava, mi sembra, un paio di edizioni fa nel Forum PA, sul tema della share economy, no? Un professore, credo, dell'Università Americana, adesso non mi ricordo il nome, forse veniva da Albany, non mi ricordo esattamente, poi magari che abbiamo incontrato, ci ha fatto una lunga esposizione su questo, ti consente di sviluppare, no? Di arrivare a un modello, no? di sharing economy reale, no, su tematiche dove puoi mettere in rete, no, sempre tornare al modello in rete, quello che tu produci può essere utilizzato. Allora, lo sviluppo da una parte di concetti di economia circolare, no, per usare un altro termine che va tanto di moda, e di concetti di digitalizzazione, cioè in pratica che ti abilitano questo tipo di modelli, secondo me è il nostro reale fattore critico di successo per rimanere come paese, parlo dell'Italia in questo caso, competitivo, no, nei prossimi anni. Perché è vero, adesso usciamo dalla fase 1,
io credo che ci saranno grosse ripercussioni, no? Nei prossimi, diciamo, usiamo un termine che usano gli americani, trimestri, perché ovviamente gli impatti, non ci nascondiamo, ci saranno da un punto di vista economico, e dobbiamo, credo, cogliere l'occasione per poter in qualche modo creare, no, quelle condizioni, quel minimo comune denominatore che ci consente, no, sia la pubblica amministrazione, ma non solo, no, di poter in qualche modo diventare più resilienti, che ci consenta di avere un modello di sviluppo, no, che è più adatto proprio per andare verso, no, il blu e il verde, no? Perché credo che questo sia la nostra reale chiave, no, di sviluppo. E l'altro tema per noi che è strategico, credo, come paese, per l'Italia, non solo per l'Italia, ma anche noi in particolare, avendo insomma diciamo anche beni culturali, no, a IOSA, è quella che dobbiamo cercare, no, in qualche modo di capire come da questo punto di vista far ripartire, no, quella che è un'industria turistica sempre però legata a questi due concetti, no? Perché credo che il turismo mordi e fuggi di massa, no, sia un turismo che è un po' da ripensare, no? Anche visto il tema della pandemia, insomma, e della situazione che si è creata, e quindi anche qui bisogna fare un forte sforzo per riuscire a mettere a terra, a creare quello che serve per riaprire un settore che per questo paese è strategico, no? È strategico, quindi, con nuove modalità, come dici tu, insomma, con nuove modalità che rappresentano anche una pressione antropica diversa sui territori. Certo. Ovviamente sai benissimo come in mente il cicloturismo, scanto, certo, sarebbe che al di là delle battute, in altri paesi sta diventando una vera e reale realtà, francamente. Senti, andiamo a chiudere, sono mezz'ora, anche ripetendoti tre lesson learned, tre lezioni che adesso che stiamo guardando al futuro di questa amara, amarissima esperienza non dobbiamo dimenticare, sulle quali ricominciare, anche dicendo cose che hai già detto, proprio per chiudere, tre lesson learned, tre lezioni imparate, e poi ci salutiamo. Sì, allora io credo una cosa, io la cosa che ho imparato è che, come dicevo prima, da un punto di vista di persone, in particolare qui mi riferisco all'Italia, insomma, devo dire che nel sud Europa è condivisibile questa cosa, le persone hanno reagito, secondo me, in un modo straordinario a questa situazione. Questo è una cosa che non ci possiamo scordare, dai medici agli infermieri, anche agli stessi, scusami se li cito perché spesso non sono stati citati, operatori delle aziende IT che magari lavoravano comunque nelle strutture ospedaliere e senza protezioni perché non si trovavano in quel periodo per consentire che fossero e restassero aperte le strutture e fossero mantenuti i macchinari, no? E non solo IT. Quindi ho visto veramente una grossa passione da parte delle persone. Questo, la passione è un fattore determinante nel lavoro e in quello che si fa. L'altro punto importante, questo invece è quello che dobbiamo cercare di realizzare, no? Come lo stiamo cercando di fare, era la cosa più urgente nel settore sanitario, creare quel minimo comune denominatore che ci consente di poter governare queste crisi. E questo ci serve anche, faccio l'esempio su tutti, su un'infrastruttura di connessione, di connettività. Non possiamo consentirci in una situazione di questo tipo avere comuni o paesi o città o aree che hanno una connettività che non ti consente di fare una videoconferenza, insomma. Quindi questo è un tema importante perché ovviamente i concetti di digital divide, no, sono concetti veri nel momento in cui crei situazioni di questo tipo in cui poi non riesci più neanche a riconoscere ai cittadini quelli che sono, insomma, i diritti costituzionali, no? Cioè il diritto alla scuola è un diritto costituzionale. Se ovviamente non creo le condizioni affinché lo puoi fruire anche da casa, ovviamente, no, sto mettendo in discussione delle tematiche molto importanti per un paese come il nostro. Ultimo punto, quindi, no, il tema di sviluppare e di creare questo minimo comune denominatore adattato ad ogni singolo sistema.
L'altro punto è quello di cercare di identificare quelli che possono essere i fattori più vulnerabili, no? A prescindere dalle persone, dalle patologie, eccetera, ma i settori più vulnerabili della nostra, diciamo, economia. Calcolate che tu lo sai probabilmente, ma il fatto delle pandemie come rischio, no, dei famosi mega trend, eccetera, è qualcosa di cui si parla ormai da 15 anni, insomma, no? Quindi non era inaspettata una cosa di questo tipo, insomma. E questo punto è cercare di identificare prima, no, i settori che sono più esposti a questo tipo di rischi, e cercare di trovare quelle giuste condizioni per far sì che si vada verso una modalità, no, blu e green, che supporti quel settore per poter diventare anche più resiliente rispetto al singolo problema, no? E comunque in grado di convivere con quel problema, perché voglio dire, noi ci nascondiamo, no? Abbiamo gestito una crisi, ora dobbiamo essere pronti a conviverci, e non è semplice, no? Certo. Io, Antonio, ti ringrazio, Antonio Menghini di Sea Technology, ti ringrazio per questa bella chiacchierata, appunto, che proviene da una tua esperienza sul campo da diverso tempo. Sei un grande conoscitore sia di tecnologia che di dinamiche che riguardano la pubblica amministrazione. Quindi ti ringrazio, ringrazio Eleonora Sisci, assistente alla produzione, Maurizio Costa in post produzione e i ragazzi della redazione. Grazie Antonio. Chiudo con una battuta, volevo fare solo qui ricordare, no, anche tutti, di tutte le aziende, non solo quelli di Xeed Technology, che in questo frangente, no, hanno contribuito a far funzionare sistemi che hanno consentito, no, il work at home, hanno consentito comunque l'erogazione dei servizi che sono stati necessari in questo periodo per affrontare la crisi che avevamo, no? E di qualsiasi si parla giustamente di coloro giustamente, certo, impegnati in prima persona negli ambiti sanitari, ma dietro a loro c'erano anche coloro che poi hanno, certo, garantito che le piattaforme, le tecnologie che stiamo usando, che i nostri figli stanno usando, certo, funzionassero. Hai ragione. E a volte anche in presenza in questi posti e non da casa, no? Per cui un plauso a questi colleghi, insomma, di qualsiasi azienda, perché hanno fatto veramente un grande lavoro in questo periodo. Grazie Antonio, mi associo con te, è vero, grazie a te. Grazie a voi. Ciao.